Ciao a tutti, bentornati a una nuova puntata della rubrica La Nutrizionista Chilometro Zero. Io sono Raffaella Bocchetti, una biologa nutrizionista, e in questa rubrica vado a incontrare i produttori locali, cuochi e contadini della rete di Coldiretti Marche Campagna Amiche Terra Nostra. Siamo tornati a Pergola in compagnia della cuoca contadina Doriana Barattini Pascucci. Ciao Doriana! Ciao! Nell'agriturismo in Casale. Oggi parleremo di cannellini. I cannellini sono un legume ricco di carboidrati e proteine. Anche se hanno tanti carboidrati, però hanno un indice glicemico molto basso, cioè aumentano poco la glicemia nel sangue. Questo perché sono ricchi di fibre solubili che riducono l'assorbimento degli zuccheri. Inoltre il fatto che hanno tante proteine danno tantissimo senso di sazietà e inoltre sono privi di grasso. Questo li rende un legume adattissimo per chi vuol fare una dieta e prepararsi all'arrivo della stagione estiva. Sono dei legumi anche caratterizzati da un'elevata quantità di acido folico e ferro, quindi sono molto molto importanti per le donne in gravidanza e sono ricchi di calcio, quindi adattissimi anche per le donne in menopausa. Oggi faremo come al solito una ricetta light per la settimana e una ricetta della domenica con questo legume. Che cosa ci prepari, Doriana? Allora, come ricetta light facciamo un'insalatina di farro, cannellini, olive nere e un'insalatina. Fredda, visto fredda. Che siamo in primavera. Sì, è fredda. Allora, noi prendiamo una padella, facciamo un attimo soffriggere la cipolla per insaporire un pochino il farro. Allora, il farro l'abbiamo cotto precedentemente e in acqua bollente salata 20 minuti, è un farro perlato, 20 minuti. Ok, quindi non è un farro integrale, ma un farro che poi è stato, diciamo, decorticato, quindi non ci vuole l'ammollo per questo tipo e quindi molto veloce. Esatto. E il farro dove lo prendi? Lo prendiamo in un'azienda agricola locale. Quindi infatti questa è la zona della coltivazione di questo grano antico. Sì. Allora, soffriggiamo un attimo la cipolla, che anche la cipolla è un prodotto di un'azienda agricola, cipolla di Suasa, locale, l'azienda agricola La Tradizione. Ricordiamo che la cipolla di Suasa è un sigillo di Campagna Amica. Questo cosa vuol dire? Che è un prodotto la cui coltivazione era stata abbandonata e adesso è stata ripresa perché ha un gusto particolare, più dolce, più dolce, giusto? Sì. Il soffritto lo possiamo fare col vino bianco. Lo facciamo con il vino bianco per renderlo più leggero. Allora, soffriggiamo un pochino la cipolla. Per fare una ricetta light mettiamo un goccino di vino invece dell'olio. Aggiungiamo il farro e facciamo insaporire il farro. Si è insaporito, aggiungiamo anche i cannellini. Ok, una volta insaporito lo andiamo a impiattare con gli altri ingredienti. Allora, abbiamo insaporito il farro con della cipolla e dei cannellini, adesso andiamo a impiattare. Allora, prendo un'insalatina che abbiamo, quella che vogliamo, quella che preferiamo, facciamo un po' un letto, questa insalata, poi aggiungiamo insalata di cannellini farro. Mettiamo delle olive marchigiane, olive che possiamo fare anche noi in casa. Tutti gli ingredienti che abbiamo utilizzato in questi appuntamenti si possono trovare direttamente nei punti vendita delle aziende agricole oppure nei mercati di Campagna Amica della provincia di Pesarovino. E poi mettiamo un filino di olio a crudo. Direi un piatto adatto per la primavera che può essere anche utilizzato da portare al lavoro, sì, oppure al mare, visto che ci prepariamo per la stagione estiva. Sì.
Doriana, per la ricetta della domenica cosa ci proponi? Allora, per la ricetta della domenica facciamo una tagliatella con dei cannellini, del guanciale, cipolla e pomodoro. Facciamo una tagliatella con 3 uova e circa 300 g di farina. Facciamo la classica fontanella, rompiamo le uova, le sbattiamo, amalgamiamo e facciamo una palla, diciamo, la lasciamo riposare per mezz'ora, un'ora, in base a come abbiamo il tempo. E poi la andiamo a tirare. Allora, abbiamo fatto riposare la pasta, adesso l'abbiamo tolta dalla pellicola e andiamo a tirare la sfoglia. Metto un pochino di farina e incomincio a tirare la sfoglia. Ovviamente, come ho detto in altre puntate, chi non riesce a tirarla perché non tutti sono bravi, io utilizzo per esempio sempre la macchinetta, la nonna papera. La nonna papera. Però chi vuole ci imparare ci vuole un po' di esperienza, facile. Un po' di manualità per sì, farla. Però ci si riesce. Ok, faccio l'ultimo giro e poi le tagliamo. Allora, questa andrebbe un attimo fatta asciugare, perché altrimenti quando si taglia si potrebbe attaccare. Metto un pochino di farina. E poi inizio a piegare. Più o meno arrivo fino al centro, più o meno, e anche dall'altra parte faccio la stessa cosa. Poi magari ognuno, io seguo questo metodo. Ok. Uno segue un po' le tradizioni della nonna. Esatto. Di solito cosa ha insegnato la nonna? Esatto. Prendo una tavoletta per non rovinare la tavola, per tagliare la tagliatella. Allora, io preferisco un pochino la tagliatella più spessa e però più piccolina, sottile. Più sottile. Possiamo lasciare così su un vassoietto oppure possiamo fare la classica matassina. Perfetto. Allora, abbiamo scaldato la padella, mettiamo il guanciale a soffriggere, almeno senza grassi, senza niente, perché il guanciale è già abbastanza grasso. Lo facciamo soffriggere un attimino. Una volta un pochino soffritto aggiungo anche la cipolla, sfumo con un goccino di vino quando la pancetta, il guanciale si è ben rosolato e la cipolla si è appassita aggiungo il cannellino. Faccio un pochino insaporire il tutto. Il sale lo metteremo poi alla fine, perché il guanciale è già saporito. E adesso mettiamo un po' di pomodoro. Poi lo facciamo cuocere. Alziamo un attimo il fornello, facciamo prendere un pochino il bollore. E lo facciamo andare così per 15-20 minuti, quando il pomodoro è cotto andiamo a cuocere la tagliatella. Mettiamo acqua bollente salata
Li giriamo in padella con due forchette e li andiamo a impiattare. Viene un profumo. A questo ci possiamo aggiungere anche del parmigiano, del pecorino, giusto? Certo. Ecco il piatto della domenica. Grazie Doriana. Grazie a te. Io vi ricordo che le ricette, le video ricette le trovate sul mio blog www.lamiabiologanutrizionista.it e sui social di Col Diretti Marche Campagna Amiche Terra Nostra. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Thank you.